Abbiamo avuto modo di provare la nuova Reflex A99 della Sony, una Reflex full frame molto attesa che si presenta con un corpo macchina molto robusto e ben dimensionato, adatto ad un uso professionale. Nella nostra prova l'abbiamo usata con un obiettivo di pregio, un 24 mm della Zeiss. La A99 è una macchina appunto full frame che propone la tecnologia translucent, tecnologia che prevede l'uso di uno specchio ma fisso. Da segnalare la presenza di questo display che si può veramente orientare in tutte le direzioni. Ma vediamo adesso i risultati che abbiamo ottenuto nella nostra prova. A sinistra dell'obiettivo abbiamo questo tasto di personalizzazione per impostare una delle funzioni che ci interessano usare più frequentemente, lo sblocco dell'obiettivo e il tasto multicontroller, un comando multifunzione che permette di passare in maniera silenziosa, utile per esempio nei video, da una funzione all'altra. Sull'impugnatura ben sagomata e pronunciata abbiamo una rotellina, una di quelle che servono per variare le impostazioni, subito dietro il pulsante di scatto e accanto l'illuminatore AF. Sul retro, tutto attorno allo schermo LCD che abbiamo visto è snodabile e orientabile in tutte le direzioni, abbiamo il tasto menu, il mirino con la correzione diottrica, il tasto diretto per il video, il tasto per passare dall'autofocus al fuoco manuale. Questi altri tasti sono quasi tutti tasti multifunzione. Qui per esempio abbiamo la A-Lock e lo Slow Sync. Qua abbiamo il classico joystick a più posizioni, il tasto per il display, un tasto di personalizzazione, un tasto che permette di limitare la disponibilità della messa a fuoco automatica e ha anche altre funzioni, il tasto per rivedere i file archiviati e un altro tasto sempre per l'autofocus, per il range dell'autofocus. Sul lato sinistro della macchina abbiamo tutti i vari sportelli che danno accesso alle varie connessioni della macchina. Partendo dall'altro abbiamo la sincronizzazione per il flash, il collegamento per il comando a distanza e subito sotto il collegamento per l'alimentazione. Aprendo questi altri due sportelli abbiamo la presa microfono esterno, la presa per le cuffie per controllare l'audio durante le riprese, l'HDMI e la presa USB. La A99 ha due alloggi per le schede di memoria sul lato destro. Questa in alto può essere utilizzata sia per l'SD sia per le memory stick, mentre invece questa in basso solo per le schede SD. Sulla parte in alto abbiamo il tasto di accensione che è coassiale al pulsante di scatto, il tasto per la sensibilità ISO, per la sovra e sottoesposizione intenzionale, per il bilanciamento del bianco e per la modalità di scatto, continuo, singolo, autoscatto, eccetera. Abbiamo anche due rotelline, una qui davanti e una qua dietro, che ci permettono di selezionare le varie impostazioni. Su questo piccolo display appaiono i dati di ripresa. Con questo pulsante possiamo avere una piccola luce che ci illumina il display nel caso ci sia poca luce. Qui abbiamo il microfono stereo integrato. La A99 non ha un flash integrato, ma ha la possibilità di inserire quelli esterni. Su questo lato abbiamo la ghiera dei programmi. Premendo il tasto display posso variare ciò che vedo sullo schermo posteriore. Questa è la livella, l'istogramma e qua i dati completi di tutte le impostazioni che ci sono in questo momento. Entrando nel menu generale troviamo un menu molto completo con diverse finestre, come vediamo. Queste sono quelle per la ripresa, poi passiamo a quelle dedicate alla modalità video, le impostazioni di uso,
In questo caso ne abbiamo addirittura 6, anche perché la A99 ha due tasti di personalizzazione che noi possiamo destinare a quelle che utilizziamo di più. Queste sono le schermate per il display. Entrando nel menu video abbiamo la possibilità ad esempio di selezionare il formato AVCHD o MP4 e anche scegliere l'impostazione di registrazione. Ci sono varie opzioni. Lo steady shot, la durata in seguimento F, l'otturatore lento automatico e altre situazioni dedicate alla modalità video.